Buonasera a tutti, bentrovati al nostro TG regionale. Apriamo con la cronaca, una brutta notizia che è arrivata in questo momento in redazione. Tragedia all'ospedale di Pescia in provincia di Pistoia. Una neonata è morta circa 2 ore dopo la nascita. A darne notizia è l'azienda ASL Toscana Centro. La piccola, si legge in una nota, era insieme ai genitori in sala travaglio quando le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente e inspiegabilmente aggravate dal momento che tutto fino a quel momento si era svolto regolarmente. Il parto era stato fisiologico, i parametri vitali rilevati alla neonata tutti nella norma. Mentre veniva attivato dai sanitari il trasporto neonatale protetto Cicogna, gli anestesisti in collaborazione con l'equipe di sala parto, ostetriche, ginecologo, infermiera e pediatra praticavano le manovre rianimatorie intensive che purtroppo sono risultate inutili. Voltiamo pagina, sempre con la cronaca, con la scusa di una sigaretta, ha tentato di rapinarlo mentre era fermo al semaforo in via Pistoiese a Firenze, poi lo ha accoltellato e si è allontanato. Indagini in corso dei carabinieri, vediamo. Intorno all'1:30 di questa notte un uomo di 58 anni, residente a Prato, è stato accoltellato in via Pistoiese mentre era fermo a un semaforo. A raccontare la dinamica è stato lui stesso, che è sempre rimasto cosciente. Era fermo al semaforo, un uomo si è accostato alla sua autovettura dal lato passeggero con la scusa di chiedergli una sigaretta, ha poi tentato di prendergli la borsa che era appoggiata sul sedile. A quel punto l'uomo ha reagito e il malvivente lo ha colpito con 3 coltellate, 2 al petto, una alla schiena. La vittima è comunque riuscita a raggiungere con la sua auto il distributore di benzina che si trova alle porte dell'aeroporto. Effettivamente abbiamo percorso anche noi questo tratto di strada e questo non è il primo posto in cui è possibile fermarsi per chiedere aiuto. Ci sono altri distributori prima, ma questo è l'unico in cui durante tutta la notte ci sono delle persone, sia benzinai che bar. L'auto si è fermata all'inizio del benzinaio e lì la vittima ha chiamato l'ambulanza, poi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Peretola e anche la scientifica. L'area è videosorvegliata, ma le telecamere non coprono la parte in cui l'uomo si è fermato con la sua vettura per chiedere aiuto. In questo momento si trova in ospedale e non è in pericolo di vita. Ancora cronaca, in questo caso giudiziaria, Silvio Berlusconi indagato nel procedimento per stragi mafiose a Firenze. Vediamo. Tra i reati contestati dalla Procura di Firenze all'ex premier Silvio Berlusconi c'è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo, che il 14 maggio del 93 sfuggì all'esplosione di un'autobomba a Roma. È quanto emerge dalla documentazione rilasciata dai PM del capoluogo toscano ai legali dell'ex presidente del Consiglio, depositata alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. La documentazione era stata chiesta dai legali dell'ex premier in vista della deposizione che Berlusconi avrebbe dovuto rendere al processo trattativa. I difensori hanno presentato istanza per sapere se il loro assistito è indagato in procedimenti connessi a quello in corso a Palermo e capire così se debba essere sentito come indagato di procedimento connesso, stato che gli dà la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere o come teste puro. Alla richiesta, la Procura toscana, che ha riaperto l'indagine sulla stagione stragista di Cosa Nostra, che comprende dagli attentati di Milano, Firenze e Roma del 93 al fallito attentato all'Olimpico del 94, ha risposto con l'elenco dei reati ipotizzati nei confronti del fondatore di Forza Italia. Oltre alle stragi e al fallito attentato all'Olimpico, dunque, Berlusconi, che nella ricostruzione avrebbe agito in concorso con Cosa Nostra, sarebbe coinvolto nell'intera pianificazione stragista, quindi anche nell'autobomba contro Costanzo e nel mancato omicidio del pentito Salvatore Contorno del 14 aprile del 1994 a Formello. Omicidio a Follonica, ergastolo al figlio di 20 anni al padre, la sentenza del Tribunale di Grosseto per il delitto della sparatoria in strada. Vediamo.
Ergastolo a Raffaele Papa e 20 anni al padre Antonio Papa, queste le condanne. Il rito abbreviato del giudice di Grosseto Marco Mezzaluna per l'omicidio di Follonica del 13 aprile 2017 al culmine di una sparatoria in strada in cui rimase ucciso Salvatore De Simone. Raffaele Papa è stato ritenuto colpevole dell'omicidio con l'aggravante dei futili motivi e su istigazione del padre e di tentato omicidio per i gravi ferimenti di Massimiliano De Simone, fratello della vittima, e Paola Martinozzi, una farmacista che stava passando per caso, raggiunta da un proiettile al collo che le ha causato lesioni gravissime, irreversibili. Antonio Papa è stato condannato per omicidio in concorso e porto di arma clandestina, esclusa per entrambi la premeditazione. Motivazioni entro 60 giorni. Rinviato a giudizio Dmitro Lazoyar, collaboratore dei Papa, per favoreggiamento e detenzione di arma. Il processo per lui si aprirà il 9 ottobre. Sversamento di acido nitrico a Prato è accaduto stamani in una ditta di spedizioni dell'Interporto della Toscana Centrale per contenere la fuoriuscita della sostanza e mettere in sicurezza la zona. È intervenuto il nucleo NBCR, il nucleare biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe accaduto durante la movimentazione di materiale. Si sarebbe verificato uno sversamento da una tanica di 25 litri. I vigili del fuoco di Prato, immediatamente intervenuti, hanno dunque chiesto l'ausilio degli specialisti per bonificare e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il successivo smaltimento del prodotto è stato poi effettuato da parte di una ditta specializzata. E voltiamo pagina, andiamo a Firenze, flash mob stamani organizzato dall'Unione degli Studenti Universitari in vista del terzo sciopero globale che ci sarà domani per il clima. Vediamo. Nella settimana dedicata al clima, che culminerà domani con il terzo sciopero globale per l'ambiente, proclamato dal movimento mondiale Fridays for Future, l'Unione degli Universitari di Firenze ha organizzato un flash mob al Polo Universitario di Novoli, occupando simbolicamente il viale centrale dell'Ateneo. Perché i vostri occhi sono bendati? I nostri occhi sono bendati perché le istituzioni e in generale i vari enti dovrebbero occuparsi di risolvere la questione climatica. Fino ad ora si sono dimostrati ciechi, perché di fatto gli scienziati hanno già da tempo evidenziato il problema e portato soluzioni, e quindi ci siamo bendati perché vogliamo che le istituzioni non siano più cieche davanti a quello che di fatto è un problema che è palese a tutti, dagli eventi meteorologici estremi che si stanno verificando già nel nostro paese, a tutte le catastrofi che possiamo leggere ogni giorno sui giornali e che avvengono in giro per il mondo. Tu cosa fai per il clima? Allora, io le posso dire che a livello pratico, ad esempio, nel paese dove sto io io e la mia famiglia abbiamo deciso di iniziare a comprare prodotti locali, consumare meno, non utilizzare più plastica monouso, però tutte queste sono azioni singole che da sole non bastano a risolvere il problema. Per questo io le parlo principalmente della dimensione globale, perché tante volte tante associazioni, tanti movimenti hanno già parlato delle azioni individuali che possiamo fare. Questo movimento è diverso perché non parla soltanto di queste, ma parla della dimensione globale e di ciò che le istituzioni devono fare, perché è quello che cambierà le cose. Cosa rispondete a chi parla di strumentalizzazione di questi giovani che in fondo magari non sanno neanche di cosa parlano? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, io penso che i giovani che ho conosciuto all'interno di Fridays for Future sono invece molto consapevoli del problema. Non gli è stato detto, non gli è stata raccontata nessuna storia. Sono giovani che si sono interessati al problema, hanno visto con i loro occhi quello che sta succedendo e quindi non penso ci sia una sorta di strumentalizzazione. È a rischio dietro ogni movimento, ma non penso che sia questo il caso. Un artigiano edile di 51 anni è morto per la puntura di un calabrone da shock anafilattico. L'uomo, sposato con un figlio e residente a Groppoli di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, si trovava in un bosco vicino alla sua abitazione, probabilmente alla ricerca di funghi, quando è stato punto dall'insetto. Il servizio 118 dell'ASL Toscana Nord ha allertato l'elicottero Pegaso, giunto sul posto da Firenze alle 17:15, ma l'uomo
l'uomo era già morto. L'elicottero Pegaso a disposizione dell'eliporto di Massa era in quello stesso periodo impegnato nei soccorsi a una giovane donna della Lunigiana colpita da ictus. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pontremoli. E torniamo a Firenze. La Caritas locale ha presentato oggi il rapporto diocesano sulle povertà del 2019 e non ci sono buone notizie. Vediamo. Si è passati da un 19% a un 34% in 10 anni. È il dato aggiornato sulla povertà giovanile tra Firenze e provincia e che rientra nel rapporto diocesano sulla povertà presentato all'Istituto degli Innocenti. Si deve fare ancora molto su questo fronte e capire che cosa porta i giovani a non vivere un'esistenza più serena. Quello che è emerso dai nostri dati è che la povertà negli ultimi 10 anni ha cambiato volto. Oggigiorno i più poveri sono i più giovani. Questo è un primo dato che riteniamo allarmante e allo stesso tempo predittivo delle povertà future. Un altro elemento è che la povertà è sempre più complessa. Le persone tendono a rivolgersi ai nostri centri di ascolto più volte all'anno perché dietro a un bisogno primario, qual è il bisogno alimentare, spesso si nascondono molti altri problemi, la povertà abitativa, relazionale, la povertà educativa. E un altro elemento importante è che spesso il lavoro non basta. Il 29% degli italiani e l'11% degli stranieri incontrati dichiara di lavorare, ma nonostante questo di non riuscire a arrivare a fine mese a coprire le spese ordinarie e quindi è necessario per loro rivolgersi ai nostri centri di ascolto. Si analizza il presente, ma si parla anche di progetti futuri tra Caritas e Istituto degli Innocenti. Quando si parla di povertà educativa, che cosa si intende? Beh, per povertà educativa si intende la mancanza, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, di quelle condizioni di conoscenza dell'età, della prima fase dell'età evolutiva che poi consente la formazione della persona. Quindi una particolare dimensione della povertà sulla quale l'Istituto degli Innocenti e la Caritas Diocesana di Firenze, con cui oggi facciamo questa bella iniziativa, sono insieme fortemente impegnate. Ecco, noi come Caritas diocesana ci vorremmo impegnare per il prossimo futuro anche in un discorso di attenzione ai giovani, a una progettualità giovanile che tenga conto non solo della loro educazione ma nel loro inserimento sul territorio, come dicevo prima, in collaborazione con gli enti pubblici amministrativi, quartieri, provincia, città metropolitana e comuni della diocesi e anche la regione toscana. Insomma, ecco, in questo senso ci troviamo tutti impegnati in questo lavoro che impiegherà qualche anno ma che vogliamo sottolineare come prioritario per i nostri obiettivi e la nostra emergenza sul territorio. Andiamo a Pistoia perché partono i cantieri per l'interramento dei cassonetti della differenziata nel centro storico. Vediamo. Pistoia si prepara alla raccolta differenziata nel centro storico con i cassonetti interrati. I primi saranno installati nella centralissima via della Madonna, dove già sono cominciati i lavori. Sindaco, si parte con i cassonetti interrati nel centro storico di Pistoia? Sì, un lavoro lunghissimo, difficile, perché scavare nel cuore della città non è mai semplice. Miriamo a sostituire il sistema di raccolta, in particolare legato agli esercenti, che purtroppo ha creato danni e disagi. Centinaia di bidoncini per il centro non vanno bene con il decoro, con la salute e soprattutto anche la raccolta differenziata non è garantita. Partiamo il primo scavo, ne dovremo fare diversi, ci scusiamo per i disagi con i cittadini, ma crediamo così di migliorare l'efficienza della raccolta differenziata. Immaginiamo che da questo sia il punto di partenza per un processo che poi si estenderà anche su tutto il territorio e che porterà finalmente anche Pistoia a raggiungere dei livelli di differenziata che a oggi sono per noi sconosciuti, ma che spero e mi auguro ben presto diventeranno un dato importante per la nostra città. Sì, questo è un nuovo progetto di raccolta che tenderà a superare progressivamente il porta a porta con i bidoncini sul centro. È un nuovo servizio innovativo che è presente anche sulla città storica di Firenze. Noi auspichiamo un salto di qualità e chiediamo anche ai cittadini di venirci dietro, diciamo sì, questo nuovo servizio di raccolta che prevederà circa 24 postazioni nell'area all'interno della terza cerchia di mura dove i cittadini potranno conferire in modo differenziato i propri rifiuti.
E oggi la campagna europea della Polizia Stradale per una guida sicura. Vediamo. Si chiama Progetto Edward, è un acronimo in inglese che sta per nessun incidente stradale mortale sulle strade, e l'ambiziosissimo obiettivo di questo progetto europeo è che nella giornata di oggi non ci sia in Europa nessun incidente mortale. La Polizia Stradale Toscana ha organizzato 3 eventi di educazione stradale pensati proprio per porre l'attenzione sulla distrazione alla guida. 3 in Toscana, uno al Mugello, un altro al Calamandrei di Sesto Fiorentino con ragazzi più grandi e poi in Piazza Santissima Annunziata l'educazione stradale per i bambini piccolissimi delle materne. Per innestare il germe della cultura della guida sicura bisogna partire proprio dai ragazzi da quando sono in fasce, in maniera tale da stimolare in loro già da subito l'interesse per certi temi e la curiosità. Infatti stanno interagendo i bambini con la centrale operativa e cominciano, come dire, ripantrare nelle loro menti questo momento in cui si sono relazionati con la centrale operativa per qualcosa che ha a che fare con la sicurezza stradale. E poi magari influenzeranno anche i genitori? Ma l'auspicio è questo, che poi i bimbi nel momento in cui racconteranno le loro emozioni ai genitori quando rientreranno a casa, i genitori capiranno quanto sia importante dare dei buoni esempi quando portano i loro figlioli in macchina. Il focus dell'educazione stradale di oggi è proprio la distrazione alla guida. Quanto influisce la distrazione alla guida sugli incidenti stradali fino a quelli mortali? Ahimè, tantissimo. Purtroppo notiamo un sempre più crescente senso, diciamo, di sicurezza da parte di chi guida al volante e ritiene che anche guardando, diciamo, il cellulare possa mantenere il livello di attenzione. Invece quando si guida bisogna guardare bene l'orizzonte, perché il pericolo è dietro l'angolo. Nel momento in cui si paventa davanti, se uno è distratto alla fine non riesce a recuperare. Anche quando siamo fermi al semaforo? Anche lì, quando siamo fermi al semaforo, perché è sempre un discorso di attenzione che cala. Uno si sente troppo sicuro all'interno della propria macchina e troppo sicuro pensando di dominare gli eventi. In realtà quando si guida si fa una cosa seria, come se si tenesse un'arma in mano e bisogna usarla con estrema cautela. Andiamo a Grosseto, dove il sindaco Vivarelli Colonna è candidato per il centrodestra alle prossime regionali. Vediamo Carlo Sestini. Anton Francesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Grosseto, potrebbe essere il candidato del centrodestra alla presidenza della regione toscana. A riportarlo questa mattina il Tirreno, secondo il quale ci sarebbe stata addirittura l'investitura di Salvini. Immediato il commento dell'interessato, che in una nota non smentisce in maniera palese la possibilità di correre per le elezioni regionali del 2020. Farò quello che è necessario, ha detto Vivarelli Colonna, quello che la mia coalizione, i partiti che mi sostengono e soprattutto la mia gente mi chiederà di fare. Parole che dunque non precludono la possibilità per il primo cittadino di Grosseto, come fu per altri 3 maremmani prima di lui, Alessandro Antichi, Monica Faenze e Giovanni Lamioni, di andare a Firenze già dai prossimi mesi, visto che non dice mai di essere indisponibile ad una candidatura. Di certo entro breve tempo il dado dovrà essere tratto, perché il centrodestra, con la Lega in testa, vuole assolutamente conquistare la Toscana. Un grande complimento che mi lusinga, che onora me, ma che onora soprattutto la mia squadra ed il grande lavoro realizzato in appena 3 anni di mandato, spiega Vivarelli Colonna nella nota. Non potrei essere un sindaco ambito se non avessi avuto una giunta eccezionale ed una coalizione granitica alle mie spalle. Questo ho pensato stamattina leggendo i titoli dei giornali e contenuti verosimili accanto ad altri, a dir poco fantasiosi. È vero, i rumors ci sono ed è ovvio che ci siano, visto che si avvicinano le regionali. Il fatto che molti mi vogliano candidato non vuol dire automaticamente che io lo sia. Fate ben attenzione. Tra l'altro sono molti i sindaci del centrodestra che stanno facendo e stanno facendo bene, molto bene. Non voglio pensare che dietro a quei rumors ci siano
siano sinistri movimenti per dividere la nostra solidissima squadra, per minimizzare i successi che abbiamo raccolto, per seminare zizzania dentro un gruppo di lavoro che ovviamente si deve confrontare con la politica a vari livelli. È normale quindi che io incontri leader nazionali, che parli con loro dei problemi della mia città. Io credo nella democrazia, conclude il sindaco di Grosseto, farò quello che è necessario, quello che la mia coalizione, i partiti che mi sostengono e soprattutto la mia gente mi chiederà di fare. Torniamo a Firenze per una mostra, la prima monografica italiana su Natalia Gonciarova. Vediamo. Anticonformista, moderna, libera. Natalia Gonciarova, nota pittrice russa nata nel 1881, è in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze fino al 12 gennaio. Una donna alle avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso, questi i miti dai quali ha preso massima ispirazione. Nella sala grigia alcuni dipinti sono stati ceduti da musei proprio per far notare questo parallelismo artistico. Natalia Gonciarova era libera nella pittura, non aveva timore a mostrare con i colori le forme della nudità. Natalia Gonciarova è stata all'avanguardia in tutto, sia nella sua vita che nella sua arte. Ha dipinto dei nudi, che all'epoca è stata la prima donna, non a dipingerli, ma la prima donna a avere il coraggio di esporli, ma è stata anche sconvolgente, ha sconvolto anche il mondo russo dipingendo opere sacre. Tutto questo va contestualizzato nel mondo russo in cui diciamo per la religione ortodossa le donne non possono dipingere icone perché non sono fatte a immagine di Dio, solo gli uomini sono fatti a immagine di Dio. Questa sua forza, questo suo coraggio di affrontare temi diversi è in qualche modo lo stesso coraggio che la porta a vivere in una coppia aperta con Larionov, a sposarsi solo nel 1955, dopo più di 50 anni di convivenza, e solo per poter usufruire, cioè per non perdere l'unitarietà del loro apporto artistico all'arte moderna. Nudità che ha fatto discutere in passato e che ancora oggi finisce nel mirino degli strani algoritmi di Instagram. La piattaforma social infatti ha censurato il video che andava a promuovere la mostra. Il motivo? Presenta immagini raffiguranti nudità e porzioni di pelle eccessive. Il riferimento è all'opera Modella su sfondo blu, oggi in esposizione. Il nudo di Natalia naturalmente è un nudo più disturbante, un nudo dipinto naturalmente utilizzando i linguaggi dell'avanguardia, e per questo forse all'epoca aveva fatto tanto scalpore rispetto a quello che poteva essere un nudo accademico. Ecco, però è interessante come da un anno all'altro, l'anno scorso avevamo avuto la censura per le performance di Marina Abramovic, sicuramente molto più disturbanti e così forti nel loro linguaggio, ma si trattava di lavori comunque degli anni 70, quindi che avevano quasi 50 anni. Oggi torniamo indietro ancora di più, quindi con problemi su un'arte che ha più di un secolo. Comunque insomma sono cose un po' legate agli algoritmi e ad alcune cose con cui ci dobbiamo confrontare oggigiorno. Addirittura mi pare di aver sentito che anche alcune opere rinascimentali, appunto perché trattavano nudi, sono state censurate su Instagram, quindi insomma va bene così, andiamo avanti. E ora colleghiamoci con Carlo Sestini, perché tra poco su questa rete va in onda la finale di Dilettando. A te la linea, Carlo. Una buona serata ai nostri amici del TG, grazie, tra pochissimi, grazie anche al pubblico che questa sera è numerosissimo. Numeroso, sì. In occasione della finalissima, tra pochi minuti sarete partecipi di questo grande evento che ha coinvolto la città di Grosseto, la finalissima di Dilettando 2019, e ci saranno tantissime esibizioni, 15 più ospiti, insomma una serata da non perdere assolutamente. Tra poco vi aspettiamo. Grazie, ciao, ripasso la linea, ciao. Grazie Carlo Sestini, e per noi è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.